Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Parlando della misericordia divina, abbiamo più volte evocato la figura del padre di famiglia che ama i suoi figli, li aiuta, se ne prende cura, li perdona. E come padre li educa e li corregge quando sbagliano, favorendo la loro crescita nel bene. È così che viene presentato Dio nel primo capitolo del profeta Isaia, in cui il Signore, come padre affettuoso, ma anche attento e severo, si rivolge ad Israele accusandolo di infedeltà e corruzione per riportarlo sulla via della giustizia. Inizia così il nostro testo. Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Dio, mediante il profeta, parla al popolo con l'amarezza di un padre deluso. Ha fatto crescere i suoi figli ed ora loro si sono ribellati contro di lui. Persino gli animali sono fedeli al loro padrone. Riconoscono la mano che li nutre. Il popolo invece non riconosce più Dio, si rifiuta di comprendere. Pur ferito, Dio lascia parlare l'amore e si appella alla coscienza di questi figli degeneri perché si ravvedano e si lascino di nuovo amare. Ma questo è quello che fa Dio, Viene al nostro incontro perché noi ci lasciamo amare da Lui. È il cuore di nostro Dio. La relazione padre-figlio, a cui spesso i profeti fanno riferimento per parlare del rapporto dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, si è snaturata. La missione educativa dei genitori mira a farli crescere nella libertà, a renderli responsabili, capaci di compiere opere di bene per sé e per gli altri. Invece, a causa del peccato, la libertà diventa pretesa di autonomia, pretesa di orgoglio, e l'orgoglio porta alla contrapposizione e all'illusione della autosufficienza. Ecco allora che Dio richiama il suo popolo. Avete sbagliato strada. Richiama. Affettuosamente e amaramente dice il mio popolo. Dio mai rinnega noi. Noi siamo il suo popolo, il più cattivo degli uomini, la più cattiva delle donne, i più cattivi dei popoli sono suoi figli. E questo è Dio, mai rinnega noi, sempre dice figlio viene. E questo è l'amore del nostro padre e questa è la misericordia di Dio. Avere un padre così ci dà speranza, ci dà fiducia. Questa appartenenza dovrebbe essere vissuta nella fiducia e nell'obbedienza,
con la consapevolezza che tutto è dono che viene dall'amore del Padre. E invece, ecco, la vanità, la stoltezza e l'idolatria. Perciò ora il profeta si rivolge direttamente a questo popolo con parole severe per aiutarlo a capire la gravità della sua colpa. Guai, gente peccatrice, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. La conseguenza del peccato è uno stato di sofferenza di cui subisce le conseguenze anche il paese, devastato e reso come un deserto, al punto che Sion, cioè Gerusalemme, diventa inabitabile. Dove c'è il rifiuto di Dio, della sua paternità, non c'è più vita possibile. L'esistenza perde le sue radici. Tutto appare pervertito e annientato. Tuttavia anche questo momento doloroso è in vista dalla salvezza. La prova è data perché il popolo possa sperimentare l'amarezza di chi abbandona Dio e quindi confrontarsi con il vuoto desolante di una scelta di morte. La sofferenza, conseguenza inevitabile di una decisione autodistruttiva, deve far riflettere il peccatore per aprirlo alla conversione e al perdono. E questo è il cammino della misericordia divina. Dio non ci tratta secondo le nostre colpe. La punizione diventa lo strumento per provocare a riflettere. Si comprende così che Dio perdona il suo popolo, fa grazia e non distrugge tutto, ma lascia aperta sempre la porta della speranza. La salvezza implica la decisione di ascoltare e lasciarsi convertire, ma rimane sempre dono gratuito. Il Signore, quindi, nella sua misericordia, indica una strada che non è quella dei sacrifici rituali, ma piuttosto della giustizia. Il culto viene criticato non perché inutile in se stesso, ma perché invece di esprimere la conversione pretende di sostituirla e diventa così ricerca della propria giustizia, creando l'innegabile convinzione che siano i sacrifici a salvare, non la misericordia divina che perdona il peccato. Per capirla bene, quando uno è ammalato va dal medico, quando uno si sente peccatore va dal Signore, ma se invece di andare dal medico va dallo stregone, non guarisce. E tante volte preferiamo andare per strade sbagliate cercando una giustificazione, una giustizia, una pace che ci viene regalata come dono dal proprio Signore, se no andiamo sulla strada e cerchiamo Lui. Dio, dice il profeta Isaia, non gradisce il sangue di tori e di agnelli, soprattutto se l'offerta è fatta con mani sporche del sangue dei fratelli. Ma io penso a alcuni
benefattori della Chiesa che vengono con l'offerta e prende per la Chiesa, e questa offerta è frutto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente: per favore, portati indietro il tuo assegno, brucialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi, ha bisogno di cuori aperti alla misericordia di Dio. È necessario avvicinarsi a Dio con mani purificate, evitando il male e praticando il bene e la giustizia. Che bello come finisce il profeta: cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Pensate a tanti, tanti profughi che sbarcano in Europa e non sanno dove andare. Allora, dice il Signore, i peccati, anche se fossero scarlatti, diventeranno bianchi come la neve. Questo è il miracolo dell'amore di Dio. E candidi come la lana, e il popolo potrà nutrirsi dei beni della terra e vivere della pace. E questo è il miracolo del perdono di Dio. Il perdono che Dio, come Padre, vuole donare al suo popolo. La misericordia di Dio è offerta a tutti. E queste parole del profeta valgono anche oggi per tutti noi, chiamati a vivere come figli di Dio. Grazie.